Buongiorno e benvenuti a Medicina 33. I piedi dei bambini nei primi anni, quando intervenire per correggere un eventuale difetto, ad esempio i piedi piatti? Baffuti e piatti. Nei primi anni di vita i nostri piedi sono così. Non è però un problema, almeno fino a quest'età, perché nell'80% dei casi il difetto va via spontaneamente crescendo. I piedi che sembrano piatti come forma o funzionalmente, in effetti poi non lo sono, perché nell'arco di 5 anni c'è una maturazione dei sistemi articolari, ossei e neurologici che permettono al piede dopo i 5 anni di svolgere la normale funzione. Dopo i 5 anni, se il bambino lamenta dolore, stancabilità eccessiva, non riesce a correre bene, assolutamente va visitato e corretto. Riconoscere e curare in tempo il difetto significa evitare da adulti dolori alla schiena, alle ginocchia o alle anche, perché un'errata postura non è solo un problema di piedi. Tra gli strumenti di diagnosi del podologo non c'è più infatti solo il classico podoscopio, ma moderni esami funzionali e dinamici in grado di misurare ogni angolo e movimento delle articolazioni. L'intervento chirurgico deve essere riservato esclusivamente ai casi gravi e comunque non prima dei 10-12 anni, perché nel 70% dei casi si può evitare la chirurgia con terapie ortesiche plantari mirate e personalizzate su calco e con terapie fisioterapiche specifiche per la riabilitazione muscolare. Addio quindi alle classiche scarpe ortopediche causa di tanti capricci. Bastano dei comodi plantari come questi, realizzati su misura con materiali differenti per composizione, densità e temperatura. Certo che non dobbiamo confondere plantari di questo tipo, che sono plantari piatti fatti su sistemi statici del 1950, con plantari avvolgenti e dinamici costruiti direttamente sul calco del piede del bambino già corretto. Cambiamo argomento, parliamo della riabilitazione per le persone colpite dal coma.